Eccomi qua, ciao ragazzi, ciao, grazie di cuore davvero per i messaggi, per i complimenti che mi fate, per le mie esibizioni, soprattutto appunto chi mi vede di persona al pub, al mondo di Marconde, quindi grazie, grazie di cuore. Oggi non voglio dilungarmi tanto, voglio parlarvi solamente di una cosa, e come nasce una passione? Una passione nasce dal niente, cioè non è che tu dici mi alzo stamattina e mi appassiono di questo, no. È già scritto nel sangue, come se le nostre vene avessero un codice già scritto da quando nasciamo, il nostro DNA, la nostra natura, per quello che siamo più portati. Faccio un esempio stupidissimo, un uomo che è alto 2 metri, difficilmente dico, si accontenterà di fare lavori che sono tranquilli, perché un uomo ben messo alto 2 metri può fare solo grandi sport, tipo, non so, pallavolo, pallacanestro, scalatore, perché avendo gli arti molto allungati può prendere bene le rocce, cioè farà qualcosa che si adatta al suo ambiente, farà un qualcosa che realmente è nelle sue corde, come suol dire, no? Ma ci sono persone che poi vanno contro la loro natura e fanno cose che non gli appartengono. Quindi il mio consiglio in questo video è quello di dire semplicemente fate ciò che amate. A costo che questo vi faccia perdere mezzo cuore, mezzo battito vostro, non importa, quindi vi farà rischiare, vi farà veramente arrabbiare con voi stessi perché avete fatto una scelta che non è all'inizio come la volevate, vi sta portando in una situazione non tanto bella, ma vi assicuro che prima c'è la salita e dopo arriva la discesa, perché in tutte le cose c'è sempre una fatica iniziale, non esiste niente di facile, niente, poi col tempo di adesso, quindi mi raccomando, se vedete un muro altissimo, pensate già a quello che c'è oltre. Tutto qua. Un esempio che voglio farvi vedere adesso, è carissimo, da un mazzo mescolato, io con le carte, ok? Esempio questa qua, la vedete? Io semplicemente chiudo le carte, così non posso mai sapere al mondo, ok? Chiudo tutto, e provo a sentire che carta può essere. Carta da un mazzo mescolato è il 3 di cuori. Ecco, questo è un esempio di mentalismo, ovvero una tecnica particolare molto bella. Vedete, è facile stupire, è facile, oggi è facilissimo stupire con quello che abbiamo a disposizione, con i macchinari, l'elettronica, la tecnologia, gli iPad, gli smartphone, oggi possiamo fare tutto, veri e propri miracoli, ma c'è una cosa che però nessuno al mondo può fare a meno che non ci mette il cuore, ed è, ripeto e lo ripeterò sempre, seguire i propri sogni, quello che si ama fare, bisogna continuare ad amarlo e farlo, mai fermarsi. Ciao ragazzi, ciao!